La fine del mondo. E che cos'altro poteva essere quella pioggia di cenere che offuscava il sole e ammantava di grigio lutto ogni angolo della terra? Cos'altro potevano essere quelle pietre pomici che cadevano dal cielo e rendevano pericoloso l'uscire di casa, fosse soltanto per fuggire a Napoli o ancora più lontano? Questo stralcio fa parte del libro scritto da Raffaele Messina dal titolo San Gennaro e la Lazzara, Colonnese editore. In questo romanzo si ricordano i giorni dell'eruzione del Vesuvio nel 1631, giorni davvero spaventosi, tragici per i napoletani, dove molti di loro persero la vita. Ai napoletani non rimase che invocare e chiedere l'intervento e la protezione del loro santo San Gennaro. E la leggenda racconta che fu proprio San Gennaro a bloccare l'eruzione del Vesuvio e a salvare i cittadini napoletani. Accanto a questo episodio c'è la storia della Lazzara, una giovanissima fanciulla che è appena divenuta donna è costretta dal padre a prostituirsi. E il padre è il primo a violentarla e a costringerla a recarsi anche in una locanda dove Donna Carmela, oltre a imporle di servire ai tavoli gli avventori che di volta in volta si succedono, la costringe anche a soddisfare le voglie sessuali di questi ultimi. Ma la Lazzara non perde il suo sorriso, la sua vivacità, è giovane e anzi anche per un breve momento ha la sensazione, la voglia di cambiare vita. Questo accade quando intravede un giovane damigello in livrea di cui si innamora e questa visione la conduce a sperare di poter cambiare la sua situazione. Ma questo è un sogno che ha una brevissima durata, la realtà è molto più determinata, molto più dura, molto più impositiva per così dire. Quindi la Lazzara vive questi giorni, i giorni dell'eruzione del Vesuvio, anche della richiesta di aiuto a San Gennaro in un modo completamente diverso rispetto ai suoi concittadini. È un libro quindi che sicuramente apre uno squarcio su una realtà molto dura, quella della prostituzione delle giovani donne, e nello stesso tempo utilizza un linguaggio aulico e al contempo popolare per raccontarci una storia che forse non è mai finita, una storia che sicuramente appartiene a questa epoca, ma che è purtroppo è possibile anche ritrovare e rivivere ai giorni d'oggi. Per cui consiglio la lettura del libro di Raffaele Messina, San Gennaro e la Lazzara, Colonnese editore. Alla prossima!